Una vera follia la dichiarata inagibilità di Palazzo Pompetti e conseguentemente dei portici di fumo in Piazza Martiri a Teramo. Così la definiscono i commercianti che hanno ricevuto ieri l'ordinanza di sgombero firmata dal sindaco Gian Guido D'Alberto, dopo che già i privati e gli uffici pubblici avevano abbandonato l'immobile. La sofferta decisione del primo cittadino era obbligatoria dopo che la scheda AEDES ha definitivamente posizionato il palazzo in questione in classe E. Inagibile, a differenza delle prime schede che lo posizionavano invece in categoria B e C, cioè solo bisognoso di lavori. Voi sperate di non chiudere, nonostante l'ordinanza? Assolutamente sì, perché diciamo, tramite la possibilità di certificare che nei nostri negozi non c'è nulla, come d'altra parte realmente è così, resteremo dentro, insomma, dobbiamo con un'asseverazione che avremo, che presenteremo al sindaco, le attività resteranno qui. Ci spiace purtroppo per chi ci abita che anzi già stanno andando via. Ma incriminati sono anche tutti i portici? Beh, questo è da vedere, perché a guardarli, diciamo, segni particolari di evidenza di caduta o di crolli non ci pare che ce ne siano. Poi bisogna davvero capire, e qui forse è un passaggio che vorremmo fare anche tramite qualche ingegnere per far fare un controllo più preciso, più puntuale della struttura del fabbricato, perché come dire, stando qui non mi pare, insomma, anche nei nostri negozi questi segni particolari di E non ce li abbiamo. Io ho definito questo una tragedia cittadina, lei invece mi ha risposto è una follia. Questa è davvero una follia. In Teramo, non ci dimentichiamo, abbiamo avuto un manicomio, ma per certi versi, siccome i pazzi sono fuori e non sono più nel nostro manicomio, che oramai non esiste più da parecchi anni, però questa è davvero una follia. Perché chi ha stabilito prima che era una B o una C, bisogna capire se poi chi è venuto dopo e ci ha dato la E ha esagerato nella valutazione. L'inagibilità di Palazzo Pompetti porterà ad una serie di misure drammatiche per la città. Delocalizzazione per un lungo periodo degli uffici comunali in altra sede, chiusura di 10 attività commerciali, portici di fumo e parte del Corso San Giorgio Transennati e forse anche Piazza Martiri. Un dramma cittadino. Intanto il condominio dell'immobile si riunirà urgentemente in assemblea. Privati e Comune di Teramo pronti a dare battaglia e ad opporsi alla nuova perizia di inagibilità giudicata parecchio contraddittoria.